Se guardi perché ti piace. Preda individuata. Che fa preda? Che schifo! Vecchio piscione. Volume 1. Fatta tutta. Bella disegnata. Che schifo! Ma dico, ma siamo in un parco pubblico, eh? Guardi che non può fare queste cose. Capisco che ha una certa età, però... Siete dei poveretti. Mandate a quel paese! Oh, quanto cazzo corre! Beh, dai. Qualcosa bene, qualcosa meno bene. Sì, fin troppo carino. Sì. Ma ci hanno chiesto un web show molto virale, dobbiamo andarci giù duro. No, l'unica cosa è che i vecchi... giustamente li prendono per il culo tutti. Capito cosa vuoi dire? Prendiamocela con i bambini. Con i bambini c'è meglio. Gli raccontiamo delle cose sul sesso tremende, sai, bambini di quinta elementare. Funziona. Diciamo che sono nati dal culo. Bene, sì, prendiamo, non so, dei bambini molto a disagio con il loro corpo, un po' cicciotti, brufolosi, li spingiamo a provarci con, non so, la compagna di classe carina, capito? Riprendiamo le loro figure di merda devastate. Picchiamo le donne, sì, travestendoci da personaggi della TV generalista. Beh, capito? Ma questa è un'operazione pop. Geniale. Contemporanea. Straordinaria. Klondike. Ehi, i sintomi ci sono tutti, eh? Sì, ma di cosa? Cos'è sta suspense? E ci dica, no? Si tratta di eironite virale. Eh? Ma è grave? Abbastanza, purtroppo è sempre più diffusa. Se non viene curata può degenerare in cinite sarcastica, snobosi arrogante, commentite arguta. Sì, vabbè, ma cazzo di medici di base qua. Dottore, dove l'ha presa la laurea in medicina? Al DAMS. Vedo che la malattia è una fase piuttosto avanzata. E ora di pranzo, mi fate compagnia? Ma certo che sì. Una persona anziana, Fabri, anche molto solo. Nella prima metà del Novecento, l'ipocrisia nella società occidentale ha raggiunto il suo culmine. E l'ironia è diventata l'arma principe per attaccarlo. Una domanda, dica. E sti cazzi? Intorno agli anni Ottanta il virus ha cominciato a mutare. Cinismo e ironia hanno smesso di essere un mezzo e sono diventati un fine. La cura è diventata la malattia. Adesso spara due frasi in latino. Si asciugora pro nobis. Non bellissima fa. Invece di, non dico relazionare, ma solo prendere in considerazione il problema, lo ridicolizzate. Attaccate per essere a riparo da qualsiasi attacco. Martedì a questo indirizzo. Fatevi aiutare, eh? Ciao a tutti. Io sono Luca e sono 38 giorni che non sono più ironico. Ieri era il compleanno di un mio amico. Io di solito regalavo vibratori, tazze con la faccia di Gianni Morandi, i DVD di The Lady, sai, la serie con Lori del Santo. Era facile, ridevano sempre tutti. Io però ieri gli ho voluto regalare una cosa che avevamo costruito insieme alle medie quando facevamo i progetti di scienze. Insomma, una cosa nostra, della nostra amicizia. Io avevo paura di essere sfottuto. E infatti mi hanno sfottuto tutti, non ha riso nessuno. Però lui ha capito. Lui ha capito. Ho passato 2 giorni a rimontare immagini della pubblicità della fiesta con le foto di Bocelli. Non ci vedo più dalla fame. 2 giorni. Poi entra Leandro Baldi e dice a Bocelli: da quanto non ci vediamo. Ho fatto tutta una sitcom, io mi devo laureare, però i ciechi fanno troppo ridere.
Ho scritto articoli contro chiunque. Ho sfottuto truzzi, hipster, bucconiani, i complottisti, le mamme blogger, quelli che leggono Brezni, quelli che dicono piuttosto che... Poi ho scoperto i vegani. Io ero diventato bravissimo a schiacciare le battute alla fine di ogni frase, proprio una sorta di bomber della conversazione. Non riuscivo neanche più a pensare a un concetto senza trovare il modo di sfotterlo poi alla fine. Non riuscivo veramente più a parlare con gli amici di qualcosa di intimo. Solo dire intimo mi mette profondamente a disagio. Cioè, io avevo nomignoli per tutti, ero fortissimo. Per dire, i ciccioni per me erano tutti ciao smilzo o acciughina. I nani o quelli molto bassi, uè pertica, oppure sua altezza, spilungo, cioè... No, io... È cominciato tutto con un gruppo WhatsApp con le mie amiche. Fotografavamo ragazze e signore vestite male, imbarazzanti. E poi abbiamo aperto un Tumblr. Passavo le ore sui blog dei 5 Stelle a commentare i loro post. E scrivevo sveglia, punto esclamativo 1, punto esclamativo 1, punto esclamativo 1. Non era neanche brutta, ma aveva questi jeans rosa, con la cintura ammuccata, strettissima, col rotolino. E ho fatto una foto e l'ho messa su Pinterest. Io fingevo di essere un troll, ma non puoi fingere di essere un troll. Ero un troll. A parte gli scherzi, scusatemi, non so veramente più come si chiami mia madre. Per me è solo vecchia roccia. Mi sento tanto solo. Poi è Freddie Mercury, sono mica ricchione. Scusatemi. Sanremo 2008, la mia prima volta. Gio di Tonno, Anna Tatangelo, impossibile resistere. Rischiavo di rimanere escluso. Più un programma era brutto, più twittavo. Hanno cominciato a retwittarmi. I follower salivano, i programmi erano sempre più brutti. Era così facile. Dovevo solo essere un po' più arguto. Sempre più arguto, sempre più arguto, sempre più arguto, sempre più arguto! Ma non posso essere banale una volta. Devo sempre far ridere. Minchia, raduno degli emo, eh. Un fottutissimo mulino bianco, fra... Comunque, l'idea della sitcom sui ciechi non era male. Ho capito, però l'ha già fatta quello. Ma tu dici... Cazzo ce ne frega, la rubiamo dritto. Scusate, è già iniziato dentro? No. Pure già finita, per quanto mi riguarda. Cioè. Posso? E vabbè, fumo. Dura lì dentro. Sembra una setta di coglioni, sembra. Kafka incontra Maria De Filippi, presente. Cioè, intendo duro il processo di guarigione. Tranquilli, qualche anno farò come voi. Vi lascio soli. Aspetta un attimo, scusa. Ma io te dov'è che t'ho già visto? È vero. Aspetta... Ciccio Sbronzo. Ciccio Sbronzo, ma è lui! Piacere, il vostro meme preferito. Porca troia! Senza una scritta sopra e sotto non ti riconoscevo. Anche preso 20 kg. Era una foto di classe. Un mio amico l'ha messa in internet. E poi, bam! Celebrità. È fantastico! Cioè, è terribile, mi dispiace. Vedi che... Certo, per mesi sono stato di merda. Ho provato a cambiare scuola, ma non è servito a niente. Poi però ho iniziato ad abituarmi. Vabbè. Che storia, Ciccio. Che storia. Mannaggia. Sapete la cosa divertente? La faccia della foto, quella faccia da completo idiota, io l'ho fatta apposta. La facevo per far ridere le ragazze. Ma internet, questo luogo pieno di persone intelligenti e brillanti, non l'ha capito. Cioè, hai fatto una gag.
Mi avete deriso come ciccione idiota e non avete capito che in quella foto ero io il primo a farlo. Non ci avevo mai pensato. E sapete perché non ci avete mai pensato? Ecco, se è fatta una certa, noi dovremmo proprio andare. Perché avete smesso di guardare le cose per più del tempo necessario a sfotterne. Non sentite più niente. No, vabbè, ma noi non siamo... Noi cosa? Non siamo... siamo così. No. Dimostratelo. Cioè? Andate senza fare una battuta. Salutate e andate via. Senza fare battute, senza fare facce. Salutate e andate. Senza guardare in camera, basta gang. Ciao. Ciao. Well, sometimes you gotta be crazy just to make it through the... Ciccione!